Ciao a tutti ragazzi, io sono Ara e benvenuti in questa nuova recensione. Oh, ed eccoci qui ragazzi, finalmente con questa statua per la linea Ichiban Show Figure Masterlize, direttamente da Dragon Ball GT, prodotta da Bandai e Bandai Namco, un sacco di titoloni in questa figure. Stiamo parlando di Gogeta Super Saiyan di quarto livello, in particolare The Greatest Saiyan Super Saiyan 4 Gogeta. Questo è il titolo, diciamo, il nome della figura che c'è scritto alle spalle, come vedete. Questa qui è la confezione, come vedete è una figura abbastanza grande perché sta mettendo a dura prova la mia postazione di recensione, appunto. Questo qui è uno dei lati, questa è la parte superiore con assolutamente nulla di particolarmente interessante. Qui abbiamo un altro dei lati con il profilo della statua. Questo qui è il retro. Questa qui è la parte inferiore della confezione. Come sempre vi ricordo che se voleste acquistare questa, tante altre statue e action figure, le potete trovare sul mio sito Ara Shop nella scheda lì in alto, oppure qui sotto nella descrizione del video. Ma direi di non perdere tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa. Oh, ed eccolo qua, Gogeta Super Saiyan di quarto livello. Guardate quanto è fiero. L'unico, diciamo, accessorio da cui è accompagnata questa figure è questo piedistallo che si monta qui. Allora, ve lo faccio vedere. Questa qui, secondo me, è una cazzata incredibile. Praticamente, appunto, si dovrebbe montare così. Vedete? Ecco qua. E così aiuta a reggere un po' la statua. Ok, perché dico che è una cazzata? Perché potevano semplicemente montarlo dietro. Perché devi coprire il piede? Fallo in modo che si monti da dietro, in questo modo qui. Ovviamente non è fatto per essere montato così. Comunque, vabbè, a parte questo, come avete visto, la statua si regge anche da sola, quindi questa è una gran cosa. Ha un bel peso, tutta piena, ragazzi, non è plastica vuota, assolutamente, quindi top qualità. Allora ragazzi, come al solito approfittiamo, ve la faccio vedere un po' da lontano mentre ruota sulla basetta, così potete cogliere un po' i dettagli nel complesso, poi chiaramente la andremo a vedere più da vicino, come sempre. Comunque, già da qui si può cogliere che è abbastanza una figata, ragazzi, questa statua, a cominciare dalla posizione, dalla fierezza proprio, poi la colorazione anche molto ben realizzata, così come anche lo sculpt. Ecco qui, vediamo il back con il codone che spunta dal pantalone. La cosa figa di questa statua è che costa veramente, veramente poco, nonostante sia molto, molto alta. Adesso andremo anche a misurarla, approfittando del fatto che, diciamo, abbiamo questa inquadratura così da lontano. Ecco qua, siamo praticamente sui 29 centimetri, ragazzi, quindi 11 pollici e mezzo. Per farvi rendere conto un po' meglio, eccola qui a confronto con il Goku Super Saiyan Blue SH Figures, è praticamente il doppio. E ora ragazzi partiamo con la visione un po' più nel dettaglio, a cominciare dai piedi, dagli stivali. Anche qui comunque i dettagli sono veramente ben fatti, così come anche quelli del pantalone, come vedete che è tutto sfumato, assolutamente non è lasciato nulla piatto. Ecco qui il nastro, diciamo la fascia che ha in vita, veramente ben fatta anche questa piena zeppa di sfumature. Vi faccio notare un po' meglio i dettagli di questa parte qui. Fighissimo il chiaroscuro che hanno fatto qui. E qui vediamo appunto il pelo di Gogeta, questo color a metà tra il rosso e il marrone, diciamo forse un bordeaux, si potrebbe dire così. Vediamo i bracciali neri, fighissima la posa con appunto le mani chiuse a pugno alla vita. Qui possiamo notare il codone, eccolo qui. Questo qui è un po' meno sfumato, devo dire, rispetto al pelo che vediamo qui sulle braccia, per esempio. E vediamo, vedete che c'è anche lo strappo sul pantalone fatto veramente bene, il gilet veramente ben realizzato, anche questo leggermente sfumato, soprattutto per quanto riguarda, vedete, le parti gialle. Qui vediamo il petto, appunto i muscoli, questi forse sono un po' troppo squadrati, devo dire la verità, però nel complesso non danno troppo fastidio. E poi ragazzi, vediamo la parte migliore, il viso ragazzi è pazzesco. Possiamo stare anche tipo 5 minuti a fissarlo così. È veramente fatto da Dio questo viso. È uno dei migliori visi che abbia mai visto su una qualsiasi cosa di Dragon Ball, ragazzi. Non sto esagerando. È pazzesco, pazzesco. Guardatelo.
in tutte le angolazioni, l'hanno realizzato veramente alla perfezione. Poi gli occhioni azzurri che spiccano, diciamo, su tutto il rosso dei capelli, delle sopracciglia, sono veramente ben fatti e dipinti, tra l'altro, molto molto bene. Qui ci sono i capelli rossi, però anche questi con delle leggere sfumature. Ecco qua, ve li faccio vedere anche sul retro. Non hanno sfumature troppo troppo, diciamo, evidenti, però ci sono. Figo ragazzi, veramente figo. Facciamo una piccola inquadratura di regia di allontanamento. Guardate qua. Spettacolo ragazzi, sto Gogeta è davvero pazzesco. Io sono rimasto veramente sorpreso quando l'ho uscito per la prima volta dalla confezione sul famoso sito Viola. Seguitemi anche lì, lo trovate qui sotto in descrizione. Veramente una statua incredibile, ripeto, soprattutto per quello che costa, un prezzo veramente veramente basso. Io farò sicuramente tante altre scorte di questa statua sperando che ci sia ancora dal fornitore. Nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo Gogeta Super Saiyan di quarto livello con un commento qui sotto, il like al video è sempre graditissimo così come anche la condivisione. Se voleste acquistarla, potete trovarla, se ancora disponibile, nel mio sito Ara Shop, nella scheda in alto oppure qui sotto, sempre nella descrizione del video. Detto questo, grazie come sempre per la visione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Ara, da Gogeta e collezionate sempre.